Buonasera, cerchiamo di darci un tono anche quando un tono non c'è. Vi aspetto, vediamo se c'è qualcuno per fare due ciance così al volo, vi faccio vedere le novità. E vediamo, fa un po' caldo. Questo segno qui deve essere un'unghiata di Sirius di poco fa. Benissimo, bene, ma non benissimo. Vediamo se arriva qualcuno. Non credo che la notifica arrivi, ma c'è Rosalba, quindi c'è qualcuno, non sono da sola, c'è anche Giusy. Buonasera! Questa è l'altra unghiata di Sirius che non avevo visto. Vabbè, ho cercato di chiuderlo in salotto perché c'era l'idraulico e non ci è piaciuta tanto questa cosa. Dopo metto l'olietto. Alla ricerca del tuo pacco, ci sono dei ritardi, non te l'hanno consegnato. Diciamo che questo evento è assolutamente imprevedibile delle ferie. Buonasera! Eccovi, io ho questa faccia super sconvolta. Finalmente negativa, bene. Si festeggia? Arrivata la notifica subito, a me non ne arriva mai mezza, però vabbè. Cioè, se arriva a voi, a me va bene. Cioè, nel senso. Decidiamo un criterio di priorità, caro Facebook. Buonasera, qui non fa caldo di più, in macchina segnava 42 gradi. Bene, 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 bene. Habemus notifica, pure declinato, Habemus notifica, pure declinato bene, brava. A me no, ma forse andando live da qui non arriva a me, boh, non lo so perché non funziona più l'app. Oh, grazie Susanna, non funziona più l'app delle pagine per i live e quindi devo andare da Facebook. Una delle nomina 10 cose di Facebook che funzionano. I don't know. Non è a Milano, come dice il trekking, molto bene. Sì, sono andata a fare la spesa, tutta roba pronta, tutta roba fredda. I Lunar Paste, li ho preso, credo, tutti i colori. Adesso magari ne scalo uno dalle quantità e lo proviamo. Arrivata oggi per i live di 2 giorni fa, azzurra. 40,5, no, vabbè, quando smette? Perché io così non ce la posso fare, non sono pronta. Cioè, entrare in macchina è veramente sfidante. Vabbè, notifica arrivata, non sono felice che vi arrivino le notifiche. Se arrivano a voi va bene, poi io ne posso anche fare a meno, insomma, basta che sia uno strumento di comunicazione che posso usare. Le Lunar Paste sono delle, adesso ne apriamo una, sono delle paste metalliche, colorate metalliche, che servono a dare tocchi di colore su imbossature. Io ho visto lui farle e usarli sulla parte imbossata delle card. Possiamo usarle per esempio anche sugli stampi, sul risultato dello stampo in silicone. Solo un pacco, non si è aggiornata neanche, quindi ne hanno consegnato solo uno e l'altro non ancora, molto bene. Aria caldissima. Pellicedda, ciao Alessandra. Quanto caldo fa da voi? Io non ci posso pensare. Mamma mia. Allora, oggi sono arrivate un po' di cose. Adesso vengono i signori della tipografia e ci portano le carte dei cicciotti che abbiamo chiesto di ospitare lì da loro fin tanto che non avessimo finito quei kit perché non avevamo più spazio in casa. Così madre può iniziare a fare i pacchetti. Hanno spedito gli enamel, viva Dio, e sto aspettando che mi confermino di aver spedito la fustella. Certo, Giusy, sì, lo recupero in qualche modo, me lo faccio dare da lui piuttosto. In casa 37 gradi, la sera qua in casa 28 gradi e mezzo. C'è una roba, ho i gatti che, ho la gatta anziana che, speriamo bene. È finita subito dopo il live, ma l'ho già reincarrellata. Vedrete poi le altre due collezioni che ho ordinato, due o tre, sono bellissime. Di una, credo, ho ricordi confusi dello shopping di quel momento, però ho preso anche come si chiama, i fogli singoli. Che non ti sia spe stato spedito il kit, mi sembra strano perché li abbiamo lavorati tutti. Potrebbe essere però un errore se non ce l'hai. Se non ce l'hai, scrivi a problemi d'ordine che non ti prometto che riesco a controllarla domani mattina questa cosa, ma lunedì al massimo la controlliamo.
Non hai trovato tutto, Sabina? Ti ho mandato un messaggio, ti ho mandato una mail, mi era rimasta un'altra scatola, quindi avrai una scatola dietro l'altra che ti arriva se uno è arrivato oggi, l'altro arriverà poi lunedì. Mi sono accorta che purtroppo avevi due scatole, che è uno degli errori che stiamo cercando di debellare attraverso strumenti che abbiamo fatto modificare sul sito. Insomma, non vi sto a raccontare il tecnicismo, però purtroppo ogni tanto, Sabina, ti arriverà penso col pacco dopo, perché ti ho spedito due pacchi. Da squagliarsi, sì, anch'io voglio la copertina del gatto sulle gambe. Salvo che non ti siano arrivati, Sabina, tutti e due e non ci fossero ancora, ma ne ho spediti due. Lo stencil dell'anguria, fai il trovalo per me. Vania, se non c'era, scrivi, c'è problemi d'ordine. Probabilmente abbiamo avuto un problema quando abbiamo smistato, ce lo siamo persi, te lo mettiamo via, ne ho un paio fatti in più e quindi non è un problema. Tra questo mese e il prossimo, se ti abboni adesso, rientri in quello. Aspetterei i primi di agosto per abbonarti, che così risulta essere già su. Perché se ti abboni adesso è sul kit di agosto. Quindi se ti abboni i primi di agosto, risulta già in quello di settembre-ottobre. Sì. Anche io il kit. Sabina, hai ricevuto due pacchi perché ti ho spedito due pacchi diversi, perché dopo che ti abbiamo spedito il primo mi sono resa conto che avevi due scatole qua e quindi hai un altro pacco, forse non ti è arrivata la mail. Finiamo sempre nello spam, ragazzi. Finiamo sempre nello spam. Dovrebbe esserci tutto tra il primo e il secondo pacco. E poi da un certo punto ho pensato di aver spedito a una del Moro diversa le tue cose, ma le avevo qua. E l'altra del Moro aveva le sue cose giuste. Sabina, fammi sapere se non ti arrivano tutte e due le scatole. Se ti arrivano tutte e due le scatole, manca ancora qualcosa? Manca. I tamponi mini di Puller, fai il trovalo per me. Ne sto incarrellando alcuni, ma sto aspettando che torni disponibile una cosa che sto aspettando e quindi ci sto mettendo un po' a chiudere l'ordine. Intanto fate il trovalo per me, così quantomeno siamo sicuri di non. Cerchiamo quantomeno di non lasciare nessuno senza. Caldissimo. Mi dicevano, hanno spedito gli enamel dei cicciotti, ma non mi hanno ancora dato notifica delle fustelle, quindi aspetto ancora un secondo, adesso vediamo. Hanno spedito Doodlebug, che indovinate dov'è? È a Cincinnati. Quindi se decide che il weekend lo vuole passare in viaggio, è possibile che lunedì avremo anche Doodlebug. Ciao Rachele! È a Cincinnati al momento, quindi non mi pronuncio. Spero che sia una visita veloce. Sì, abbiamo preso waffle di Natale. Yes, sono in viaggio. In realtà me li aspettavo già oggi, poi ho fatto mente locale, non ho neanche sdoganati, quindi non potevano arrivare oggi. Arriveranno. Arriveranno. Un po' provata, un pochino. Sì. No, sono distrutta. Sono assolutamente distrutta. Ferie a Cincinnati. Cosa ci sarà di così bello a Cincinnati? Boh. Lo stencil della Ponsezia. Sì. Certo che sì, claro che sì, ma sembro una pazza. Vabbè, cerchiamo di placare questi capelli che sembrano paglia. La board in centimetri, hai visto? Adesso credo che non me ne sia rimasta neanche una per me, ma adesso la riordino, adesso che abbiamo stabilito che è in centimetri. Mamma mia. È che comoda così. Susanna, ho visto un'anteprima del tuo messaggio adesso che mi scrivi, ma poi non l'ho guardato. Gli stampi della Provset. Devo vedere se mi è avanzato qualcosa e ne provo uno. Ma tu credi che sia lo stampo o la pasta? Ci sono alcuni tipi di paste che richiedono di essere lasciate dentro allo stampo un pochino di più, e altre che invece si sformano subito, come quella che ho usato io durante il live. I cicciotti, 43 gradi. I cicciotti appena abbiamo tutto, giuro. Qualcuno mi ha velatamente, come solo voi sapete fare, qualcuno mi ha velatamente suggerito di mettere comunque in preordine il bundle e magari potremmo farlo. Della board per le girandole, ok? Allora, facci un trovalo per me, ti diciamo quanto costa, perché quel tipo di prodotto è uno di quelli che ha subito uno dei rincari più forti in tutto questo bailame dei rincari delle materie prime, dei costi di produzione, spedizione e quant'altro. Quindi ti diciamo quanto costa e se la vuoi te la portiamo. E che alcuni attrezzi della Wear Memory Keepers hanno preso dei costi. Faccio la diapositiva. Insomma, però senza effettivamente. Una per tutti i miei desserti. Ne ordino a iosa.
Allora, dunque, è sempre così più carino. Guarda, io uguale. Oggi mi hanno portato a vedere dei campioni delle carte. Siamo solo 90, possiamo anche un ventaglio. E sai che non amano essere inuditi con i panni freschi, la più morbida. Aspettala. Tenuta tutta la notte, ma ti si sono rotti tutti perché è molto molto fine. Adesso non, sicuramente ne vedo uno lì. Aspetta, che non so, cioè non so neanche se posso prenderli. Quindi devo controllare. Domani chiedo a madre se ha presente dove sono i miei, perché ne avevo un paio aperti. Il carrello del contenitore, lo pubblico subito. Aspettate, ve l'ho preparato prima e mi sono dimenticata di pubblicarlo. Aspettate che spostiamo il telefono. L'ho trovato online, il prodotto contenitore dell'Ivy Mariella, poi lo pubblicizzo. Album per pad 6x6, così non dobbiamo tagliare le carte. Vediamo, domani facciamo il progetto di Mariella col kit di giugno e per domenica non ho ancora deciso. Dicevo, per gli stampi aspetto di trovare quelli che ho in casa, così facciamo delle prove. Ricordo che con qualche pasta facevo più difficoltà anch'io, è ovvio che quelli più sottili con la pasta sono un pochino più... Ho di nuovo coperto il microfono, scusate, sono un pochino più difficili, adesso dovreste sentirmi. Perché ho appoggiato il microfono sul Mac. Allora, come usare i pad 6x6? Ci inventiamo qualcosa. Ci sono i mini binder di Tommaso che sono perfetti per quella misura lì. Così ve la butto lì, per esempio. Ah, una cosa che posso farvi vedere, intanto che finiamo di arrivare. Queste sono le ultime due, ho solo due mystery box degli abbellimenti in legno. Ve ne faccio vedere uno. Se riesco ad aprirla senza fare troppo danno, sì, al limite cambio la busta. Isabella, cercavo le margherite, non ho fatto in tempo a rovistare in tutti i cassetti. Ah, l'ho rotta, vabbè, ne prendiamo poi un'altra. Ne prendiamo poi un'altra. Vi faccio vedere qualcosa. Allora. Scrittina Inspire, Birdhouse, casettina degli uccelli da montare, questa è tridimensionale, l'avevamo fatta con Olga, è bellissima. Scrittine e sagomine, bordino, questo è bellissimo. Decorazione. Poi ci sono questi qua grandi, che ci sono in quasi tutti. Con le scritte, altra decorazione, altra scritta, questi si staccano ovviamente, altra scritta, tutto a posto, non è successo niente, voilà, così, decorazione. Questo ne avevo un po', li ho messi finché ne ho avuti, li ho messi in tutte le mystery. Questo qui non è pensato per essere usato intero, ma potete usarlo anche intero. Questo si strappa, si staccano via i pezzetti e si usa come elemento per fare i cluster, per fare tutti i vari strati. E poi c'è ancora questo. E poi questo che io trovo meraviglioso. Anche questo è pensato per essere diviso. Adesso la rimettiamo dentro tutta questa rovina, cercando di fare meno danno possibile. Poi se serve cambio il nastro. Voilà. Mettiamoli tutti dallo stesso verso. Sì, esatto, Isabella. Sono in progress, devo farle campionare. E che avevo pensato di fare una cosa, ma non si riesce a farla come la volevo io, quindi adesso la riragiono questo weekend. Ma ci sarà un nuovo tipo di fustella che si coordina con questa, e poi ci saranno quelle lisce. Questa che vi ho fatto vedere è la 60. C'è ancora poi solo più la 59, poi ci sono le altre, ce ne sono 4-5 delle altre se non sbaglio. E ci sarà un nuovo tipo di basic che si coordina sempre con questa e una liscia che taglia l'interno di queste qui che ci sono adesso. Devo solo studiarmi un secondo bene le misure perché appunto avevo in mente un'idea un pochino più ingegneristica, ma ovviamente le idee ingegneristiche non fanno per me.
La casetta l'hanno presa i calabroni. Oh, la tosca, capisco. Mamma mia. Allora, prendo una lunar paste, fatemi vedere una che posso prendere senza fare danni, senza rischiare di toglierla a qualcuno. E la apriamo e ne vediamo la consistenza e queste cose qua. Sono distrutta. Tutta a posto. Allora, cerchiamo Lunar. Tra l'altro è arrivata anche la collezione Say Cheese at the Park, che è la collezione a tema Disneyland che è uscita quest'anno. Ne sono uscite N. Questa qui è quella che un po' le raggruppa tutte. Allora, proviamo a prendere tipo Tropical Tango. Oppure prendiamo quella fucsia. Che cos'è quella fucsia? Aspettate, poi ve le faccio vedere tutte. Questa qua si chiama Triple Berry. I preordini. Mi state chiedendo tutti il preordine del bundle. Potrei decidere domani di preparare un bundle cicciottissimo sulla fiducia. E magari decidiamo un piccolo omaggio. Le fustelle basic devo ancora farle campionare, quindi ci va ancora un po', secondo me le avremo per fine agosto, anche un pochino di più, anche i primi di settembre. E aspettate che mi tolgo questa, anzi me la devo ordinare, tu ti chiami Triple Berry. Triple Berry, allora visualizza. Non è una tempera, è una pasta materica, cremosa. Aspettate che prima che qualcuno la compri. Scusate, devo fare questa cosina qua, altrimenti mi sgridano poi perché faccio pasticci con le giacenze. Allora, vediamo un secondo il mio carrello, visualizza carrello. Lui, se guardate i video di Simon Harley, ne vedete tanti dove lui utilizza queste paste per dare tocchi di colore con le dita proprio all'embossatura 3D semplicemente dei pannellini delle card. Ed è un effetto bellissimo. Io l'ho pensato sia per quello, ma poi potete usarlo come volete. Si possono anche stendere a pennello e create degli sfondi. Ma il motivo per cui mi hanno poi, una volta che ce l'avete richiesto, mi hanno poi colpito di più. Aspettate che nel carrello avevo tutta una serie di robe. Ovviamente, tipo la crema di bellezza. Ecco, non lo metterei magari in faccia, però insomma. Magari vado a prendere la scatolina. Allora, adesso chiudiamo questo. Mi sto facendo un ordine da sola per scalare le giacenze e per tenere traccia di che fine hanno fatto i prodotti, perché altrimenti poi non ci raccapezziamo più. Allora, così, così. I cicciotti sulla fiducia. Allora, devo decidere anche se fare un bundle cicciottinissimo che contenga anche il timbro e la fustella. E magari quello ci il più cicciotto ce l'avrà. Perché magari non tutti vogliono un timbro a 4, si possono anche usare con gli stencil, magari non tutti vogliono un timbro a 4, magari non tutti vogliono una fustella per un timbro a 4, che comunque per quanto siamo riusciti a contenere i costi, ovviamente è una fustella con tantissimi pezzi. Allora, apriamo questo intanto adesso che la Cle se l'è ordinato e può tranquillamente aprirlo perché è proprietaria. Allora. È anche arrivata la mail di conferma d'ordine, siamo a posto. Allora, meno male che me le hanno chieste. Vedete, è molto creamy. E secondo me si può usare con gli stencil, sì, e ha un po' a vederla così la consistenza per la cream, per esempio. Mi sono fatta uno sconto, certo. Aspettate un attimo che prendo qualcosa su cui farvi vedere. Abbiamo la farfalla dell'altra volta. Io faccio come ha fatto lui, ne prendo uno zinzinello col dito. Non guardate le unghie, sono in uno stato pietoso. Adesso lo rifacciamo, Marianna, non toglimi l'amicizia. E semplicemente diamo dei tocchi di colore. Oh, è un po' come se fosse una cera, potrebbe sostituire l'uso del. Oh, bellissima! Potrebbe sostituire l'uso delle polverine. Adesso ve lo faccio vedere qui, che forse c'è un pochino più di contrasto. Guardate, faccio al contrario. E allora, su questo è rimasto lucido. Adesso lo proviamo qua.
che al contrario, very interesting, però. Non so se si vede, ma mi accendi questa luce qua, che così magari mi dà un pochino più di ombra. No. Non so se lo vedete, aspettate che lo giro. Vedete? Guardate qui sulla farfalla che effetto meraviglioso. Se io adesso prendo un altro po' di colore e lo spalmo qui. È un po' come se usassimo le polverine, solo che questo è un altro tipo di materiale. Ok, adesso rimetto il telefono qua. Ok, e sulla carta fa questo tipo di effetto su qualcosa di fortemente imbossato. È fortemente metallico. Chissà se verrà mai via dal mio dito. Ve lo farò. Si asciuga in frettissima. Così, se volete sapere, potrei quasi assaggiarlo. Vediamo se ha odore. Non sento un particolare odore. No? Vediamo se ho un pezzetto di carta imbossata di là. Aspettate. Forse no. Al momento non ho niente, ma domani mi organizzo. Sono veramente carine. Allora, questa qui è la libellula. Aspettate che lo faccio così, anche se questo non è il tavolo dei live. Meno. Io adesso ne sto mettendo tanto perché ho veramente, cioè con una mano sola è sfidante, eh. Poco, 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 poco. Ovviamente sulle parti in rilievo, guardate che meraviglia. Lì c'è tutto il disordine del tavolo, non ci fate caso. Lui fa delle cose meravigliose. Queste secondo me possiamo anche usarle. Aspettate che vi rigiro. Possiamo anche usarle semplicemente su della carta per fare uno sfondo, semplicemente spennellata o stensilata. Adesso me la tengo qua e domani magari la proviamo con qualcos'altro. Ci sono tanti colori, adesso ve li faccio vedere, sono molto belli. E hanno questa finitura, questo finish metallico che poi vi farò sapere se viene via da dito 1. Però è molto bello, cioè come è venuto qua mi piace tantissimo. Si chiamano Lunar Paste. Se cercate Lunar, le trovate, questa qui è il Triple Berry. Bacca tripla, tremendo, tradotto in italiano. Adesso vi porto a vedere le altre. Abbiamo apparecchiato il tavolo. Guardate, mi metto giù che così. Allora, abbiamo. Hanno poi dei nomi carinissimi. Later Gator, Slippery When Wet, scivoloso quando è umido. Questo qui è rosso, si chiama Bee Sting, puntura di ape. Questo si chiama Traffic Cone, Prom Queen, la reginetta del ballo. No, non guardate le mie unghie che sono tremende. Scusate, ma devo rifare le unghie. Questo si chiama Roar. Questo è un oro classico, abbastanza. Si chiama Psyche. Psyche. Sì, non so cosa significhi, ma. Questo giallo 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 si chiama Shooting Star. Questo è il Tropical Tango, che secondo me è bellissimo. Su questi stampini dà secondo me l'effetto dell'ottanio. Questo qui è un bellissimo blu, Clear Skies. Questo è il Triple Berry. E questo è il Minty Fresh, che è un bel menta. Ne abbiamo un po', non ne abbiamo tantissime perché non sapevo come sarebbero andate. Quindi me le sono tenute, mi sono tenuta. Basta, qui ci sono gli abbiamo, qui ci sono le ultime cose arrivate. Adesso vi faccio vedere, per esempio, qui abbiamo Simple Stories, il Chiselled Park. Li teniamo qui per un primo momento come se fosse un temporary shop, perché sono più comodi vicini e non dove dovrebbero essere secondo il genere del prodotto che è. Tipo i die cut sono tutti di là, gli sticker sono tutti di là, i pad di carta sono tutti di là. Ma in questo momento che sono nuovi nuovi, c'è più comodo tenerli vicino al tavolo. Per una questione di praticità, così io e Elisa non dobbiamo fare 80.000 volte avanti e indietro. Questo stencil è molto bello. Poi abbiamo le cornici. Queste
Mi manca ancora il timbro e non mi sono bastati i collector kit, ma adesso arriveranno. Questo è lo sticker book. Dopo lo sticker book abbiamo il chipboard. E voilà, i foam stickers. Sono sempre bellissimi. Poi oggi è arrivato anche... sono arrivati degli integri della coppia creativa. E qui in basso abbiamo Honey Bees. Qui ci sono le carte dei cicciotti, le carte singole. Mi faccio vedere così. En passant. Domani mi sistemo sullo scaffale, giuro. Honey Bees, che cos'è arrivato di Honey Bees? È ritornato questo, che era un sacco di tempo che aspettavamo, che non riuscivamo a riavere, la sua versione nel 6x8. Poi è arrivato, aspettate che li tiro fuori, così ve li faccio vedere un po' più. I flip flop, questi vi fa l'infradito, e questo invece fa la placchetta con gli alberi di acacia, birch trees, dovrebbero essere di acacia. Poi abbiamo questo bellissimo, la bella costella della, della carta grembiule. Questo stencil a tre pezzi, mi sembra che siano tre, dovrebbero essere tre per le onde. È ritornata la magnolia. Inclips, esatto, è un ragazzino giovane, giovane, giovane. Poi è arrivata questa nuova pastella con i vestitini, le tutine. Questa è deliziosa, avrete sicuramente visto un sacco di lavori fatti con questa pastella, è davvero splendida. E le altre invece sono cose, e guardate quanto sta bene con questa, le altre sono invece cose che già c'erano. Lì ci sono Olivia, no scusatemi, ci sono Carletto e Frida, lì ci sono delle mystery box, insomma. Il luogo è sempre piuttosto sfortunatamente disordinato, quello è il posto dei live, prima o poi metteremo un po' d'ordine, lì non avete visto niente. Cos'altro devo farvi vedere? No, direi che le lunar paste erano la cosa principale. Solo da un paio d'anni, aspettate che giro, okay, solo da un paio d'anni, okay. Ho messo in spedizione Daniela, ce l'ho qua, poi domani lo consegno a madre. E niente, queste lunar paste sono molto interessanti, magari poi le proviamo anche con gli stencil, però guardate che bell'effetto metallizzato, sono anche un po' come le vernici metalliche, le cere metallizzate di Finnabar, per esempio. Tra l'altro, dunque, stanno iniziando, arriveranno non tra tantissimo, pensavo più in là, le carte di Natale di Vicky Boutin, e ve la butto lì, sono 25. E più avanti crepe paper, insomma bincia pa, come si dice qua. Però a noi le cose di Natale piacciono tantissimo, io insomma mi preparo volentieri a preparare qualcosa con queste cosine. La modeling clay della Darwi, se vuoi quella lì nello specifico te la facciamo tornare, aspetta che controllo, della Darwi, aspetta, perché ne ho preso un po' di diverse da diversi fornitori per provarne un po'. Malissimo, non ti abbiamo neanche mandato il kit, a quanto capisco, malissimo, ti vogliamo, ce lo siamo persi. Abbiamo sviluppato una tecnica, una metodologia di lavoro piuttosto buona, però gli errori, ragazzi, ci siamo comunque esseri umani. Darwi, vediamo un po', allora clay, vediamo, perché non ricordo più adesso qual è il produttore da cui li ho presi, ma va tutto bene, la cerco, o se no puoi farci un trovalo per me. Avevo preso questi panetti più piccini, ma secondo me li ho presi da qualcun altro, aspetta, così controlliamo. Buonasera, non mi fanno più accedere al sito di questo fornitore, veramente, vabbè. Sì, comunque la possiamo far tornare, devi solo dirci quali vuoi. Chi non fa, non falla, esatto. Cioè, nel senso, chi è che sbaglia, chi lavora. Crepe paper di Natale sono molto in stile crepe paper, ma sono molto belline. Sì, anche quelle di Vicky Boutin mi sono piaciute tantissimo. Credevo che più di quella dello scorso anno non mi potesse piacere nulla, invece anche questo qua mi piace molto. La Frame XL di Moda Scrap per ora no, non è in coming soon, non, l'ho sentito l'altro giorno Matteo, non mi ha detto che le stavano rifacendo, magari hanno in animo di farlo, ma non c'è ancora nulla di ufficiale, insomma.
Usi il mouse a sinistra. Non uso il mouse. Io lavoro con un Mac portatile, un MacBook Pro, e uso il trackpad. E ho disimparato a usare il mouse. Quindi, anche se per alcune cose sarebbe estremamente comodo, non lo uso. Magari un domani, che avrò una vita un po' diversa, un po' più semplice per certi versi, un po' più sedentaria, ritornerò a un fisso e io di solito uso il mouse a destra. Sì, però adesso uso il trackpad e ho comprato il mouse della Apple, pagato carissimo, l'ho usato 3 volte, mi ha fatto innervosire e l'ho spento. Ho fatto intravedere qualcosa delle carte. Adesso vediamo se mettere questo bundle sulla fiducia. Sono solo in dubbio su come farli questi bundle, perché questa collezione ha un pad di carte 12x12 con 12 fogli, un foglio di sticker, il vellum e l'acetato. Mi sembra 4 carte da rivestimento: i die cut, i puffi, chipboard, i rabbon, gli enamel, 3 layered stickers. Non ho fatto le paillettes. Non ho fatto in tempo, ho pensato che ne abbiamo, va bene. Sono arrivati per le carte e mia madre non c'è. Scusate un secondo, ti chiamo madre e apro. Qua ci sono le coordinate di oggi e qua ci sono. Chiamo solo madre che io sto facendo il video Sì. e arrivo. Sì, poggio pure lì. Scusatemi, arrivo subito. Scusate, adesso ci stanno scaricando la carta. Portate pazienza. Ah no, non è una domanda stupida, non lo uso. Non mi ci trovo per niente. Adesso vi faccio vedere i nuovi biglietti. Intanto mi ha riportato le chiavette. Vi faccio vedere i nuovi bigliettini di ringraziamento. Quando ci cambia qualcosa. Muoio. Questi sono i nostri nuovi. Grazie per il tuo acquisto. Io sto sempre facendo il live qua. Questi sono quelli nuovi che inizieremo a spedire a giorni. Il bando super cicciottoso anche con timbro fustella, tutti e due. Aspettate che poggio qua questo. Le fustelle della Spellbinders. Allora, ho 2 ordini in corso della Spellbinders, uno con la fustella del Bee Blooms, che ne dovrebbero arrivare una trentina, e un altro con la release di Natale, che ho preso un po' da loro, un po' da distributori, perché già da loro alcune cose erano sold out, e quindi ho raffazzonato un po' ad estrema manca, però dovrebbe arrivare tutto. Dovrebbe, intanto questo volevo dirvi, si sta sfaldando. Adesso gli mettiamo un po' di igienizzante e vediamo se viene via. Sono carini. Sì, viene via con l'igienizzante. Certo, anche timbro fustella. Ok. Adesso vedo, magari domani abbozzo due proposte per chi lo vuole comprare sulla fiducia. E vediamo. E poi però facciamo la presentazione ufficialissimissimissima. Hai fatto un ordine doppio? Scrivi a problemi d'ordine. Avete visto passare madre? Perché penso che farò in realtà un bundle con tutto, un bundle quindi con timbro e fustella, e un bandolino timbro e fustella per chi li vuole insieme, e un bundle che non ha, che è senza fustella. Insomma, adesso devo sistemarli, devo ragionarci un attimo. Tiziana, mi dici che hai fatto un ordine dopo, me l'hai fatto adesso? Aspetta che controlliamo in diretta, facciamo un po' di customer service live, eh?
Ne faccio uno con tutto, tutto, tuttissimo. Uno solo con il timbro, vorrei farlo, e uno senza timbro. Però poi non ha senso che faccio il bandolino timbro e fustella, in effetti. No, facciamo così. Sì. Allora, aspettate che cerchiamo Tiziana Giani. Nomi e cognomi e codice fiscale. Vediamo. Più grande. In realtà avevamo in programma uno spostamento, ma non siamo poi riusciti e il periodo, insomma, è un po' così. Quindi, allora, Tiziana, io ne vedo due identici. Aspetta, ma forse in uno non c'è il pagamento. Se in uno non c'è il pagamento, noi quelli non li lavoriamo, perché il sistema ce li scarta in automatico. Vediamo un attimo. Il bundle di Osvaldo, no, infatti in uno non c'è. Guarda, questo te lo metto come annullo. Guardatelo, te lo metto direttamente nel cestino. No, ho sbagliato. Te lo metto direttamente nel cestino, se ce la faccio. Non ce la faccio. Invece questo avrà la transazione. Infatti, guarda, uno dei due non è un ordine valido. Il bundle di Osvaldo è ancora in offerta adesso, se lo volete, appena attivo, appena arriva la collezione, quindi se faccio il bundle sulla fiducia, no, ma diversamente, cestino, diversamente ve lo allora, il bundle di Osvaldo rimarrà in offerta fino a che non presenteremo ufficialmente la collezione dei cicciotti. Se faccio il bundle sulla fiducia avrete ancora la possibilità di comprare anche i cicciotti in offerta. Aspetto un periodo migliore, sì, il periodo è un po' quello che è, insomma, c'è una guerra dietro l'angolo, io ho un po' paura di fare investimenti forti, sono un po' una fifona. Vediamo. Siamo sempre alle prese con il magazzino che ci stanno mettendo a posto per portare via da casa un po' di cose. Sì, è perfetto, Tiziana, guarda, lo metto in sospeso che aveva ancora preso uno stato, che non si era ancora sincronizzato. Aspettate che aggiorna, così, voilà. Si abbinano, sì, il timbro e la fustella dei cicciotti si abbinano. Il timbro è un timbro a 4 che è disposto di modo che lo possiate piegare o tagliare e quindi diventano 2 a 5. Costava meno fare una 4 che non 2 a 5. È il motivo per cui ho fatto questo formato contro ogni logica, però non riuscivo a scegliere né tra le frasette né tra le grafiche, quindi le fustelle scontornano tutte le grafiche e quasi tutte le scritte. Anche la fustella si divide su due fogli praticamente, perché è grande. Però sono molto contenta. E tra l'altro mi hanno portato un campionario di carta. Che faccio, ve lo dico, che cosa voglio prendere? Volevo tanto che ci stiamo ragionando, è che in realtà il periodo non è proprio facile e adesso noi siamo ben abituati per certi versi, perché abbiamo la casa che comunica col negozio Ilenia, quindi è comodo per certi versi, una condanna da altri versi, però è veramente comodo che la mattina mi alzo in 10 minuti, domani scendo giù in pigiama, in braghette corte e faccio gli ordini, e quando mi stufo vado a lavorare sul divano, è tanto comodo. Quindi dillo, ma allora cosa vi faccio vedere di qua? Stavo cercando un'alternativa per i corpi delle nostre dei nostri album e abbiamo trovato questo, che non è un vegetale, è un cartoncuoio che è rigido, è molto rigido. E potremmo farlo tagliare, cioè anche cioè da 0,75 o 0,80 praticamente, quindi meno di un millimetro, ed è super rigido. E mi piace tantissimo, perché con uno spessore minimo, cioè 0,75, dà un sacco di resistenza, quindi se dobbiamo fare anche solo pagine interne, insomma, è ottimo. C'è anche molto spesso, ma secondo me poi non lo tagliamo più e non posso neanche tagliare il campionario, quindi. E qui poi ci sono anche i vegetali, che però già abbiamo, adesso vediamo. C'è questo vegetale da mezzo centimetro, ragazzi. Non devono lasciarmi i campionari delle carte, ma lui non si rende conto di cosa ha causato. Adesso io lo guarderò tutto il fine settimana e poi gli chiederò 82.000 preventivi. Ogni giorno te lo chiedo, amore. Vediamo. Questo è vegetale, sembra simile al nostro vegetale. Sì.
2,90, beh sì. Adesso questo me lo studio nel weekend. Però mi piaceva l'idea di avere qualcosa di non troppo spesso in termini di altezza, ma di resistente. Non so se si possono tagliare con la taglierina, quindi dovrò sacrificare, comprare un pacco, farlo tagliare e provare. Vediamo. E vi anticipo anche che ho trovato una carta liscia. Non è lo stesso identico colore della nostra, perché sono due cartiere diverse, però è bella liscia, quindi per quando dobbiamo lavorare con gli oxide o con gli ink, secondo me è perfetta. E secondo me, a vederla così, mi sembra che potrebbe anche essere una buona carta per lavorare con i pennarelli ad alcol. Adesso vediamo, devo provarla. Anche di quella mi faccio mandare un campione e vediamo. E niente, oggi vi ho già spoilerato un sacco di cose, perché quando sono stanca sono più propensa allo spoiler, più del solito, che comunque, insomma, come dire, me lo lasci qui, poi scappa. Qui, adesso che sono partiti tutti i kit, cioè tutti i kit, la maggior parte degli ordini che contenevano i kit sono partiti questa settimana, penso che saranno partiti un 300 pacchi. Non è di tutte le carte, Paola. Ho chiesto un nuovo prodotto, di cercarmi un prodotto alla tipografia, e mi ha portato un campionario, e già stamattina me l'ha fatto vedere, ma siccome gli ho fatto una serie di domande mi ha detto: "Tò, tienitelo, guardatelo", e adesso quindi ce l'ho io. Non si deve fare questa cosa. E dicevo, adesso che i kit sono per lo più stati comunque smistati e andati, c'è un po' più di spazio, ma adesso con la marea di carta che ci avranno portato per la collezione dei cicciotti siamo punte da capo. Che si cammina a fatica e rischi un ciampo sulla scheda rischi delle mansioni lavorative all'interno di questo locale, è il rischio principale che si corre qui dentro. Vabbè, che dobbiamo fare? Quindi Lunar Paste, ci piacciono molto le Lunar Paste, sono belle, hanno un'ottima resa, si spalmano con le mani e vengono via abbastanza tranquillamente. Domani magari le proviamo, domani o venerdì, domani no perché facciamo il live con Mariella e non riusciamo, ma magari domenica facciamo un tentativo veloce anche sulla carta embossata e con lo stencil. Allora, a me ricorda il Perla Cream come consistenza, quindi è una pasta morbida che sicuramente non dà grandissimo volume. Stavo giusto dicendo che mi ricordano un po' le Perla Cream come consistenza. Queste qui sono metalliche e ci sono i Perla Cream anche metallici, potremmo poi eventualmente fare un paragone. Tommaso ha diversi prodotti materici, ha i Brilli Gel, ha il gesso, ha la pasta stencil, che è quella che vi consiglio di più da usare con gli stencil perché ha un'ottima resa tridimensionale. Che cos'altro abbiamo? Abbiamo la pasta sabbia, insomma Tommaso ha un catalogo veramente ricco di prodotti da poter utilizzare con questo tipo di mood. Però queste qui me le avete chieste, colpa vostra in realtà, colpa assolutamente vostra che mi avete chiesto questi prodotti, e quindi adesso li ho portati e quindi li proviamo. I colori sono deliziosi, sono molto luminosi, sono molto bright, sono molto luminosi. D'altro canto Simon Harley è un ragazzino che avrà 17 anni, 18 credo, è piccolo, la prima volta che l'abbiamo visto a Creativation, tenerezza, piccolo piccolo piccolo, eppure è estremamente bravo. Bravo, sì, ci piace, ci piace. Allora, quindi, cosa trovate sul sito oggi? Reintegro di Coppia Creativa, trovate dei reintegri di Onibiz, delle novità della nuova release, qualcosa che volevo prendere ci è sfuggito perché era già finito, arriverà. Sull'embossato, secondo me va bene sull'embossato così come va bene qua. Cioè l'effetto, secondo me, ovviamente qui noi lo stiamo usando su qualcosa che era già stato coperto con tutta una serie di altri materiali, domani lo proviamo sull'embossato e vediamo, secondo me è coprente come se fosse una vernice metallizzata. Non è 3D, però secondo me nello stencil ci passa, ragazze, perché ha un pochino di consistenza materica, è un po' come le Perla Cream, secondo me, che non nascono per essere stencilate ma si possono stencilare. Chissà se poi come le Perla Cream queste si possono diluire con un pochino d'acqua. Io non ho visto tanti suoi video, chissà se si possono diluire con un pochino d'acqua e creare un sacco di sfumature. Anche questa cosa dovremmo provarla, vediamo. Mal di testa, Tiziana, io sono stata tormentata negli ultimi 10 giorni pesantemente dal mal di testa, poi con questo caldo cosa vuoi fare? Mi raccontaci, a quanti caffè sei già? Dicci che il caffè fa bene, è un vaso costrittore, quindi fa bene per il mal di testa. A quanti sei oggi? Dillo alla Cle.
Vado avanti, trovate i lunar paste, trovate è ritornato l'Uncharted Mariner, anche il Master Seed è arrivato, è arrivata la plancia, non so se ne sono avanzati però lo scoring board in centimetri, ma adesso la riordiniamo, non vi preoccupate. P13 Natale ho già visto, credo di aver già visto e mi sembra anche di aver ordinato, ho ordinato Mintai, ho fatto un sacco di preordini e a volte come nessuno. Come ce lo curiamo questo mal di testa? Perché il mal di testa non va lasciato sfogare così. Tiziana, vengo lì, ti faccio una caraffa di caffè? Almeno quello. Come si vede che mi pronto soccorso? Perché? Aiuto! E come ce ne caviamo fuori dal mal di testa, bambina? Vado avanti intanto. Cos'altro è arrivato? È arrivata la collezione di Simple Stories, Sages at the Park, a tema Topolino, Disneyland. E direi basta. Sì, direi basta. I timbri, i sentiment, dipende quali. Se ce n'è qualcuno in particolare che vuoi, Paola, facci un trovalo per me e vediamo. Il Natale a casa della Cle. Adesso facciamo, usciamo con i ciccioli. Ah, posso farvi vedere un piccolissimo spoiler della collezione vintage che dovrò abbandonare perché devo lavorare invece sulla collezione di Halloween, perché sennò poi è tardi. Vediamo di ingrandirne un particolare, potrebbe essere questo. Allora vi faccio vedere giusto un particolare che così e torniamo da me. La Say Cheese Fantasy. Allora, credo che le cose che abbiamo ordinato per ritrovarlo per me siano in viaggio. No, stanno preparando quell'ordine, non l'hanno ancora spedito, ma non dovrebbe essere questione di molto ancora. Aspettate che vi faccio vedere anche questa cosina qua. Vediamo se ve ne ingrandisco un pezzettino per farvelo vedere. Questionario, ho ritrovato i file, sì. Nadia, erano salvati sotto la cartella delle basic, delle fustelle basic, perché chi lo sa, ogni tanto. Però adesso questa la dobbiamo un attimo mettere da parte perché devo lavorare ad Halloween prima, perché per una questione di tempi gli abbellimenti di Halloween dovranno arrivare prima chiaramente di quella, di quelli di questo Natale qua, quindi adesso mi ci metto. Ah, questa settimana dovrebbe essere un pochino più tranquilla, quella in entrata più o meno, perché poi lunedì arriverà Doodlebug a metterti meno pausa, benissimo. Lunedì arriverà Doodlebug, arriverà Waffle Flower, arriverà un reintegro di Tommaso, non credo che arriveranno già i nostri enamel, per la fustella sono in attesa di capire se hanno spedito, lunedì o martedì comunque dovrebbe arrivare anche la nostra fustella per i cicciotti, quindi presenteremo quella collezione, quindi non sarà per niente una settimana tranquilla, ma chi voglio prendere in giro? vabbè, ci ho provato, comunque ci lavorerò domani nei tempi morti e domenica pomeriggio e vediamo. Eh sì, va così. Allora, questa mi piace tantissimo questo effetto qua. Voglio provare quella verdina, vediamo se mi avanza. Non scortica neanche la pelle, quindi a posto. Allora, io per stasera vi saluto. Ci vediamo domani verso le 2 con Mariella e le clienti del sabato che vorranno esserci, che potranno esserci, per fare il progetto di Mariella con il kit di giugno. Vi ho pubblicato adesso il prodotto contenitore, lo trovate come primo prodotto tra le novità. Domani, se ho dimenticato qualcosa, lo aggiorno, però dovrebbe esserci tutto. E domenica non ho ancora deciso cosa fare, adesso decidiamo, mi scelgo dei progetti un po' più semplici in questi giorni, perché stare in piedi davanti a quelle lampade è tremendo, è veramente ingestibile con questa temperatura. E vi ringrazio tutte sempre per l'entusiasmo con cui accogliete le nostre cose. Vi faccio poi il solito post di reminder su Telegram e su Facebook con i vari link, e noi ci aggiorniamo domani. Buona serata, ciao ciao.